Buongiorno a tutti, siamo quest'oggi qui con il vice allenatore del Molasso Garis. Oggi lo 0-0 nei 120 minuti vi condanna a uscire dalla competizione playoff. Ti chiedo che partita è stata, che minuti sono stati quest'oggi? È stata adesso a caldo, sono emozioni forti perché il gruppo è veramente un gruppo vero, ci abbiamo messo tutta, ma proprio tutta, ci abbiamo provato in tutti i modi, poi alla fine eravamo stanchi, non siamo forse più riusciti a incidere davanti come volevamo, ma ce l'abbiamo messa tutta, abbiamo, secondo me, nel primo tempo siamo riusciti a metterli in difficoltà, abbiamo creato occasioni, abbiamo colpito un palo e poi loro nel secondo tempo all'inizio sono usciti fuori, a loro andava bene anche il pareggio e quindi in certe situazioni non dico si sono accontentati perché non mi piace parlare in casa degli altri, però giustamente avevano il doppio risultato dalla loro parte, quindi complimenti a loro perché subiscono veramente pochissimi gol e fargli gol è veramente 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 difficile. Ti chiedo questo, oggi questo pareggio è più una sensazione di essere riusciti a fare qualcosa comunque di importante in una stagione per il Molasso comunque ottima, oppure c'è quell'amarezza che arrivati fino a un certo punto si poteva forse fare quel allora, saltino in più? Se vi avessero detto prima della partita di domenica scorsa col Valmaira venite qua, giocate i playoff, non ci avrei mai creduto, quindi innanzitutto c'è la soddisfazione di essere arrivati qua, poi ovviamente una volta che si arriva uno se lo vuole giocare fino all'ultimo. Comunque c'è amarezza per il risultato, ma c'è anche tanta soddisfazione per il percorso che abbiamo fatto quest'anno. Ti chiedo solamente più questo, proprio sul percorso, che stagione è stata più in generale del Molasso? Siete partiti con l'obiettivo di qualificare per i playoff, così avete fatto, diciamo, tutto come sommato tutte positivo. Le stagioni sono alti e bassi. Alti e bassi, ci sono stati momenti più felici, momenti meno felici, ce l'abbiamo messa tutta, abbiamo fatto tutto quello che era nelle nostre corde, ci abbiamo provato, abbiamo passato momenti in cui fare la formazione non era semplice perché adattare uno, adattare l'altro, però ce l'abbiamo messa tutta, ci siamo arrivati e l'anno prossimo siamo di nuovo pronti e agguerriti per provare a lottare e magari a superare anche questa dannata semifinale. Grazie mille. Ecco.